La linea ferroviaria ionica è diventata residuale con gravi disagi per i cittadini. Governo e Regione devono impegnarsi per rilanciarla. Crotone Rossano, nuove proteste per chiedere che il trasporto su rotaia lungo il percorso Reggio Taranto torni ad essere centrale nelle politiche della mobilità. Il servizio di Dino Gardi. Economico e sia ridateci il treno, torna a farsi sentire forte sulla costa ionica la protesta di cittadini, sindacati, comuni e associazioni sostenute da Chiesa e movimenti politici contro i tagli delle linee ferroviarie a media e lunga percorrenza e il totale abbandono delle stazioni. Prima a Crotone, poi a Rossano ci sono stati sit-in promossi dal Comitato Utenti delle Ferrovie per sollecitare ancora una volta al governo e alla regione provvedimenti immediati per rilanciare il trasporto pubblico su rotaia che da anni subisce un immotivato smantellamento che penalizza non solo l'intera tratta Reggio Taranto, ma anche quella Catanzaro-Lamezia. Una petizione popolare che chiede interventi urgenti ha già raccolto circa 8.000 firme ed è stata inviata al governatore Oliverio e al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Delrio. E per il 21 novembre è stata annunciata una mobilitazione regionale con iniziative eclatanti. Vorremmo che questo tema diventasse prioritario nel campo dei trasporti e delle infrastrutture, perché questa ferrovia serve, è una ferrovia che può ridare dignità a un intero territorio. Ci vivono più di 1 milione di abitanti lungo la fascia Ioni e invece questo territorio sta diventando il più inaccessibile, il più povero d'Europa.